Chiederemo, sappiamo che è difficile, che si parli del problema acqua già da giovedì. Probabilmente ci diranno no, c'è tutto l'insediamento da fare, noi rispettiamo perché siamo anche persone educate e se no non faremo quello che stiamo facendo, chiedendo al limite di organizzare un consiglio ad hoc 5 per ci. Non capito. Bastano 5 consiglieri e si crea. Bastano 5 un consiglieri per consigliare, per fare un consiglio ad hoc per la crisi idrica. Comunque sì, subito dopo noi chiederemo questo. Dopodiché si vedrà cosa fare. Qualunque cosa, pure se agosto ci abbiamo messo a casa tutti in mutande, io so che spettacolo che sono qua. Bisogna fare delle cose forti, se no facciamo solo chiacchiere. Facebook. Siamo 200 persone. Allora, il primo consiglio comunale sarà un po' difficile perché c'è l'insediamento, lo sappiamo, eccetera. Però bastano 5 consiglieri per poter chiedere un ordine. Ma un po' più di Luigi, mettiti alla fine così ti sento. Scusate, Luigi, c'è una voce da uccellino. Scusate, è un passerino. Il primo consiglio è un po' difficile perché c'è l'insediamento, ho chiesto adesso a Pina Rosale, eccetera. Però bastano 5 consiglieri per chiedere un consiglio comunale straordinario. E qui si può fare, lo chiederemo, perché la situazione è veramente assurda. Lo sappiamo, i soldi purtroppo, la mia personale considerazione è che c'è una cattiva gestione di acqua latina. C'è una cattiva gestione perché l'acqua c'è, quella della siccità è una cavolata. È una cavolata, è una cavolata perché la media è come quella degli ultimi 15 anni, del resto ci sono dei posti dove c'è il deserto e c'è l'acqua, senza stare a pensare al Qatar o al Sinai, eccetera. È un problema di cattiva gestione. Io ricordo che c'è stato un presidente di Acqua Latina che prendeva 120.000 euro l'anno, non sapeva manco come era fatto un rubinetto. Questo no, presidente. No, quello di prima. No, si chiamava Fazzone, quello di prima. Perché sapete che qui in Italia purtroppo funziona così: se tu sei bravo, ovviamente vai avanti nella società. Se ti metti in politica, diventi presidente di Acqua Latina. Neanche conosceva come si gira un rubinetto. È diventato presidente di Acqua Latina più di 100.000 euro l'anno. I manager di questa società, se andate a Latina, sembra la NASA, cioè, mazza che fanno questi, tutti in doppio petto, ragazzi, non si scherza lì, 100.000 euro l'anno, 100.000 euro l'anno guadagnano questi signori e non ci garantiscono l'acqua, prebende, eccetera, eccetera. Io voglio ricordare anche un'altra cosa, c'è stata una riunione nel quale sono stati votati i bilanci, ovviamente noi non ci siamo andati. Cioè a noi intendo loro come amministrazione, non ce ne frega niente. Questa è una cosa che non si può vedere, non si può sentire. C'è una passività intorno a questo tema assurdo. Se stavamo in un altro posto, già stavamo tutti quanti in piazza, non eravamo 100, ma 3.000. Sì, ma ci andiamo in piazza, tutti quanti. Andiamo, la fontana c'è. Io propongo, siccome non possiamo interrompere il traffico. No, non possiamo interrompere il traffico. Io ho finito. Allora, noi non possiamo interrompere il traffico. La proposta mia è questa qua. Ne parliamo dopo che il sindaco ci dice di no. Ora se ci dice di sì. Facciamo finta che ci crediamo. Allora, un momento. Un momento. Sì, allora ragazzi, io non ce la faccio più a urlare, un attimo la parola a Mino e poi a Laura. Silenzio. No, volevo solo dare 2 minuti la parola a Raffaele, che all'inizio vi parlava, perché Raffaele aveva delle cose da dirci. Quindi prima Raffaele e poi Laura. Volevo praticamente dire questa cosa qui. Ha tirato 5 stelle all'ultima. Noi siamo stati all'ultima assemblea del lato 4 che si è fatta qui a Formia. Quello che è emerso durante quella riunione è che questa emergenza, quindi la nave cisterna e i serbatoi, paghiamo noi, non pagherà nessuno. Quindi c'è, perché ho sentito prima che mi hanno detto Raffaele, dilla questa cosa cioè in maniera trasparente e corretta, pagheremo noi. Quindi allora, ecco, allora le bollette che arriverà, quindi gli 11 euro al metro cubo, i 3,50 euro dei serbatoi, cioè queste sono tutte a carico nostro. Ora il quesito è questo: ma chi pagano? I cittadini di Gaeta o pagano spalmate su tutte le bollette di acqua latina della provincia? Questa è una cosa che ancora non è chiara, non è nota. Primo quesito. Secondo quesito, ora che cosa dobbiamo fare, perché siamo in uno stato emergenziale? In molti quartieri ancora non arriva l'acqua, nonostante ci sia l'aggiunta di navi cisterna, insomma di questo provvedimento tampone. Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo la possibilità il 29
giugno di andare a Latina, di fare una delegazione, perché continuerà la seconda parte di quello che è già iniziato a Formia la scorsa settimana. E la faremo. Quindi abbiamo anche un'altra possibilità. Abbiamo parlato alla fine di quella dell'assemblea a Formia, abbiamo parlato con la presidente della Penna, ci ha dato una mail con cui già raccoglieremo le istanze che sono state presentate in quella sede e anche questa sera chiaramente delle proposte che sono emerse adesso in questa assemblea pubblica le possiamo indirizzare all'attenzione di Della Penna, che speriamo le possa mettere nell'ordine del giorno per il 29 giugno. Quindi hanno parlato diverse persone, da mettere. Questa è una cosa da fare, quindi le proposte che adesso emergeranno qui in questa seduta le manderemo stasera stessa alla presidente della Penna, in modo tale che il 29 chi andrà a Latina se le troverà già, speriamo, nell'ordine del giorno. Sono già emerse e poi te ne sentiamo, okay. Perché tu non lei sei. Lei è della provincia, quindi lei deve prendere. Lei è presidente del lato 4. Esatto. Lei è presidente del lato 4. E anche quindi, della provincia. È della provincia. Quindi deve prendere. No, io volevo dire anche le prove, okay, già abbiamo iniziato a prendere le firme, come dire. Silenzio! Perché vogliamo che comunque i cittadini vengano informati degli orari precisi, quando arriva e quando finisce l'acqua, perché almeno uno si organizza e che cosa non si fa. Che vengano fornite le autobotti per le città, perché non ci sono a Gaeta, a Formia ci sono, qua a Gaeta non sono arrivati, c'è arrivata la nave cisterna e non è cambiato niente, ma autobotti e indicazioni per andare a riprendere l'acqua non ci sta. Quindi allertare anche la protezione civile, perché oggi siamo all'inizio dell'estate, ancora non c'è il flusso dei turisti, per cui sarà sempre peggio la situazione. L'acqua, ripetiamo, ci sono varie zone di Gaeta che potrebbe essere interessate comunque da nuove diciamo sondaggi per trovarla, insomma quello che diceva Luigi prima, che la questione della siccità non regge, insomma, ecco, questa situazione, perché poi quando vai a rimettere l'acqua in un sistema che c'ha il 70% di dispersione, quindi non ha senso parlare di siccità, ma ha senso parlare di rifare le fondazioni. Altra cosa gravissima secondo me è che Mitrano non è andato alla scorsa assemblea, perché lui, anche se avesse anche quando c'è andato, doveva andarci a votare contro, anche se non serviva a niente. Io oggi l'ho scritto anche su Facebook, ma tu devi far capire ai cittadini da che parte stai, perché non si capisce. Glielo andremo a chiedere. Il sindaco di Forna ha preso la sua posizione, ha votato contro. Sappiamo che sarà difficilissimo uscire da Acqualatina, perché Acqualatina ha il monopolio, questo è un monopolio. L'hanno tolto allo Stato e se lo sono presi i privati e ci hanno messo le catene, perché per uscire da Acqualatina sarà difficilissimo, perché ci sono dentro le banche, ci sono dentro i debiti di Acqualatina che poi si riverseranno sempre su di noi. Ma loro puntano su questo, loro puntano a farci avere paura, perché dicono però se noi usciamo da Acqualatina poi però la bolletta salirà, i costi saliranno, non ci importa niente, queste sono tutte fandonie per metterci paura. Noi dobbiamo andare carte alla mano, dobbiamo uscire da questa situazione, ci dobbiamo riprendere il nostro diritto fondamentale che è l'acqua pubblica. Pubblica. E il nostro sindaco deve prendere una posizione chiara su questo, per cortesia. Senti, come rimaniamo? Come rimaniamo?